Eccoli, eccoli. Tripla uccisione, mamma mia! Ciao ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati a tutta la mia, mi sono sempre Domingo. Oggi vi porto un video su Concept Midlane Full Lethality. Prima di iniziare col video ti ricordo che sul canale trovi una serie di guide specifiche per i champion. Ho fatto una serie di video dove vado a consigliare 5 champion facili per chi inizia a giocare. E in più ultimamente sto streamando su Twitch, mi trovi come Domingo-TG, ma ti lascio il link del canale in descrizione. Comunque sto iniziando a streamare anche giochi non, diversi a League of Legends. Magari una volta a settimana mi troverai con un gioco diverso. Ultimamente ho riportato Metal Gear The Phantom Pain. Comunque adesso concentriamoci sul game e giochiamo questo set Lethality in mid lane. Siamo contro Kassadin, potrebbe essere un problema se prende qualche kill in early e late diventa inarrestabile. Noi cerchiamo di non farlo fiddare. E in più, appena uscirà Yun sul PBE, ci farà un video. Doveva uscire, oggi che sto registrando il video, il 22, doveva uscire sul PBE entro il 22. Non è ancora uscito, quindi non so se uscirà probabilmente con la prossima patch sul PBE. Anche se ne dubito, visto che è partito l'evento dei... quello delle skin nuove, in teoria dovrebbe esserci anche lui. Ok, forse ci muore. Mi sono preso pure il flash. Buono, io mi sa che uccido anche lui. Tanto coso c'ha il TP. Danni puri. Non c'è l'ultimate, ci moriva però. Gli abbiamo fatto perdere un po' di tempo che il nostro jungler potrebbe sfruttare, anche se è in base. Ok, recollo, c'ho la suprema. Volendo potrei gankare voli. E se rimane così pushato lo butto sotto torre. Buono, buonissimo. Perfetto. Questa è la taglia. Siamo onnipresenti in tutte le corsie. Quello che dovrebbe fare Kassadin. 41 CS, solo 25, 3 kill. Stiamo perdendo un po' di farm perché sto rombando veramente tanto. Però meno prendo kill, ovvero gold. Ok, l'abbiamo ucciso. C'è Warwick. Abbiamo la suprema. Oh, era lei, mannaggia. Madonna, ha baitato, pensavo che era un mid... cioè, mid lane, pensavo che era un alleato loro. Invece era il jungler. Mi salvo? No. Vabbè, fa niente, qua un po' truato. No. Riar. Rialio.
Mannaggia, torre, non avevo la doppia WA. Poi ci muore coso, ci muoio io. Sono decisioni, ucciso. Riusciamo a prendere sta torre? Perfetto. Buono, buono. Buono, buono, come direbbe qualcuno. Come direbbe Shine, un saluto. Tanto loro sono tutti squishy. C'è Volibear. C'è Volibear, è un po' tank, ma a livello di armor non si sta facendo niente per il momento. C'ha solo la corazza spirituale. Boh, oddio, la corazza spirituale con Volibear riworkato. Non so se è proprio un core item ora come ora. Prima era un core item grazie alla passiva. Anzi, per via della passiva. Ora può essere. Cioè, contro Teemo sarebbe il dato più un. Il modo attivo. C'è Warwick. Guardato. Non devo usare la W a caso, soprattutto quando c'è il rischio di fightare perché mi serve per salvarmi. Sta, prendiamo sta torre. Eccoli. Tripla uccisione, mamma mia! Fenomenale sto set full lethality. C'è un drago, quasi up. Praticamente solo Jinx lo può contestare. Wow, ce lo siamo mangiati. Ah, regolo, va. Più che altro perché nessuno sta buildando armor, quindi. Be shot. Poi comunque set di base shot ai tank. La W fa danni puri se presa al centro, quindi. Possono buildare quanta armor voglio. Buono, buono. Farò il Nashor vivo. Direi di fare il Nashor. Sono surrendato. Oh, per questo video è tutto, era set mid. Provatelo, fatemi sapere se vi piace. Per me è forte. Magari contro determinati matchup. Però provatelo e fatemi sapere. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, da Domingo.